tutti e benvenuti. Io chiamerei accanto a me i vicepresidenti del TICAP Barbarita, De Primera e Massimo Passerini. Manca Iuri Rispondi della Torre per impegni di lavoro. Allora, se dovessi fare un bilancio e tirare le somme, dopo 5 anni, più di 5 anni di impegno pubblico nella realtà LGBT umbra e nazionale, potrei dire questo: che a fare il volontario credendoci si impara molto ad ascoltare gli altri e, per chi ha buona volontà, anche ad aiutarli concretamente. Questo è l'insegnamento che ho tratto da questa esperienza. Un paio di cose mi preme dire prima di iniziare la serata. Come sapete, purtroppo poco tempo fa un giovanissimo ragazzo omosessuale si è tolto la vita qui in Italia. Io esprimo l'augurio che per le generazioni future le condizioni siano migliori, ma se non cambia questa, la mentalità delle persone vede un orizzonte buio. E un'altra cosa ci tengo a dire: abbiamo letto ultimamente di atti vandalici compiuti nei confronti di autovetture di persone omosessuali. Cosa vuol dire il presidente di un gruppo LGBT che funziona da più di un anno a questo proposito? Naturalmente la ferma e decisa condanna oggettiva degli atti vandalici e di ogni atto di violenza, che è cosa ben diversa dall'espressione di una solidarietà soggettiva alle persone che hanno subito questi eventi. Perché per fare questo occorrerebbe un approfondimento della conoscenza del contesto in cui sono maturati questi atti, sono stati compiuti. Bisognerebbe conoscere anche i comportamenti e gli atti delle persone che hanno subito a loro volta questi atti vandalici. E allora, oltre alla condanna di questi atti, ogni tanto fermiamoci e facciamoci qualche domanda: cosa posso aver fatto? Cosa posso aver detto? Dove posso aver sbagliato se ho ricevuto un atto del genere? Perché a volte ce lo dimentichiamo, ma siamo tutti assoggettati a un unico principio universale e non c'è modo di sfuggirne, è una legge di natura, la causalità. Ad ogni causa corrisponde un effetto, ad ogni azione una reazione. E allora, con questo invito alla riflessione, vi dico: cautela e prudenza prima di gridare all'omofobia, prima di aver conosciuto i fatti e la realtà. Perché non necessariamente un atto compiuto contro una persona omosessuale o contro una cosa che appartiene a una persona omosessuale è un atto omofobo. Impariamo ad approfondire le situazioni e le conoscenze delle persone. Grazie a tutti e buona serata.